Laura Cason. Stiamo adesso iniziando a capire che tipo di danni abbiamo, perché ovviamente fino a ieri neanche riuscivamo ad arrivare all'azienda. L'acqua ha superato i 3 metri. Una giornata difficile da dimenticare per gli agricoltori di Catania e Siracusa. Chilometri di agrumi e ortaggi sommersi dall'acqua. Muri di contenimento ceduti, fiumi straripati come San Leonardo che ha devastato le colture del siracusano, soprattutto fra lentini e carlentini. Anche il Gornalunga nel catanese è esondato. È dovuto intervenire il genio guastatori dell'esercito per soccorrere ieri questo automobilista nelle campagne tra Scordia e Palagonia. Perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora si stanno avviando le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. Un disastro annunciato perché, dicono qui, manca un'adeguata tutela del territorio. Decenni di incuria, mancata manutenzione, 24 ore di pioggia straordinaria e un comparto agrumicolo catanese letteralmente in ginocchio.